Yo, what up YouTube? It's your boy Jacques, aka Jacquees, and we're back with another reaction. Questa volta la reaction a Insano di Kid Cudi. Partiamo subito, ricordatevi solo di mettere like a questo video, iscrivervi al canale e la campanella per le notifiche e rimanere sempre aggiornati su ogni nostro drop. So let's go. Prima canzone, Often I Have These Dreams, con DJ Drama, so mi aspetto una bella speech. It only made sense, right? That's the DJ Drama shit. Talk your shit. Talk your shit. Quello che DJ Khaled vorrebbe fare. Intro avrei detto. Mid se il titolo non fosse Insano. I'm about to go insane, I'm about to go stupid. Quindi, se il titolo non fosse Insano, avrei detto che la intro l'ha fatta solo DJ Drama. Però si chiama Insano. Pazzo. Non deve avere un senso. Quindi, come intro va bene. E poi è da Kid Cudi, quindi va bene. Seconda canzone. Keep Bouncing. Spero non rappi tutto l'album. Voglio melodia, voglio... capisci? Ok, first impression, seconda canzone, ho già capito come andrà questo album. Questo album sarà un bell'album per i suoni. È un album che secondo me non devi stare a decifrare. È un album che devi ascoltare fatto delle stesse droghe di cui è fatto lui mentre lo registra. Questa è la mia opinione. Questo è proprio un album che se lui era fatto di funghi, devi farti di funghi. Devi essere fatto di funghi e ascoltarlo. Io me lo immagino così questo album. Quindi sarà un viaggio. Me lo immagino proprio come un viaggio in cui devi essere strafatto. È un'esperienza, non è un album da ascolto e concentrato, tranne magari per i feat che faranno liricalmente delle cose mostruose, perché effettivamente Kid Cudi non è un liricista, è un viaggiatore. Quindi questo è un aspetto. Però va bene, è giusto, perché il titolo è Insano. Come on, like, non posso, capisci? Quello è l'obiettivo. Abbiamo la prossima, Get Off Me, feat Travis Scott. Mamma mia come sta salendo. Non è salita. Stessa opinione che ho detto dopo la seconda. È un viaggio, non sano seduto che faccio una reaction. Non riesco a percepire bene il vibe di questa canzone. È vibe per ora. Prossima è Most Ain't Dennis. Basta Bounce. È un album da fatto, raga. Siamo a 4 canzoni, sta per partire la quinta. È un album da fatto, raga. Le produzioni incredibili, Kid Cudi non mi dice niente per ora. Preferisco il Kid Cudi melodico a questo Kid Cudi che rappa, perché rappando non mi dici niente, sincero. Preferirei avere un Kid Cudi melodico. A me manca un Kid Cudi melodico. E siamo solo alla quarta canzone. Però già alla quarta canzone posso dirti che nel momento in cui non c'è DJ Drama nel pezzo o non c'è qualcuno che stacca, ha un suono abbastanza monotono. Normale, niente di che. Forse avrei accorciato molte delle canzoni, sinceramente, che così lunghe non hanno nemmeno senso. Prossima. Wow, feat A$AP Rocky. Tantissima aspettativa per questa, perché in chat da 20 minuti me lo dite. Vedi, questo Kid Cudi voglio. The demon sees to haunt me all night long, all fucking night long. I get all thick, no games he playing with me, my dad. Mi vedere come si aggancia A$AP Rocky qua. Dickie's got the crease, I got kisses on my cheek, I got glitter on my teeth. Busy keep the risen if it's beat. Chef and man's Boyardee with the latest Goya. Me and my... Aspetta, che qua, questo, questa frase. Plus my boo, got the glizzy, keep the receipt, they say beef. Questa è una barra contro Drake. La mia tipa è pronta, è armata. E la posso capire, è Rihanna, ci sta a dirlo. Ho le ricevute, se vuoi fare beef. Nel senso che ci sono delle prove, ci sono delle cose che non sono uscite, che se vuoi che io le faccia uscire, dimmelo, basta che mi dici che è beef. Quindi, ok. Ok. Ok, capisco. Anche questa. Tutta questa parte qua è un diss a Drake, chiaramente. Better go get a man. Questi ninja non possono digerirmi.
Brago Get Mandrake. Mandrake, penso che sia la pianta. Penso che sia la pianta, in questo caso qua. Però è anche un riferimento a Drake. Non digeriscono il fatto che io stia con lei. Andate a prendervi Mandrake, andate a prendere Drake. Ok, ci sta. Ci sta, ci sta. Mi piace. Non è niente di complicato, ma mi piace. Perché è un'ottima risposta. No, non è un'ottima risposta al diss di Drake. È un'ottima risposta al diss di Drake se fosse solo riguardante la canzone quella con Lil Yachty. Ma siccome Drake ti ha dissato dicendo... Ha dissato più la tua donna, nella parte in cui dice... I'm old like auntie, tutta quella parte lì... We go to the auntie, tutta quella parte lì... Forse devi andare un po' più forte. Per ora, non lo so se lo dissi ancora, per ora... Mi aspettavo di più. E comunque droppa sto album, Asap, grazie. I'm twisted, yeah. Call them niggas broken, they broken, can't fix it. That girl... Un altro diss a Drake. Call them ninja broken, they broken, can't fix it. Questo è un altro diss a Drake. Questa canzone è stata fatta molto di recente, sapete? Perché vi dico che questo è un altro diss a Drake? Ah, io vi giuro che sono troppo forte. Io non capisco nemmeno. Non capisco nemmeno. Perché vi dico che questo è un altro diss a Drake? Per questa. You broke my heart. Call them nigga broken, they broken, can't fix it. Chiaramente un altro riferimento a Drake. You broke my heart. Nell'altra canzone dissava perché diceva Rihanna, eccetera. Quindi sì, ok, capisco i riferimenti. Mi sta piacendo, spero che ci siano altri diss, perché se no... Spero che DJ Drama dica la verità. It's only get better from here. Spero che da qui in poi migliori l'album. Siamo alla quinta canzone con Kid... Con, cioè, siamo Kid Cudi, diciamo, con Asap Rocky. Asap Rocky ha fatto un bel diss a Drake, mi aspettavo un po' di più. Però è un diss articolato, un diss alla Drake. Un diss in cui non dico il tuo nome, ma uso le tue parole contro te stesso, quindi mi piace. Però la canzone in sé, una volta senti la prima parte di Kid Cudi in cui c'è wow wow wow, molto melodica. E poi mi attacca... Come si chiama? Asap Rocky. Dopodiché c'è un po' di vuoto, secondo me. Vediamo la prossima. Electro Wave Baby, tutto attaccato. Finalmente. C'è un semi sample qua che devo capire. Vedi, melodico meglio. Ok raga, sarò sincero. Le canzoni durano troppo, sarò sincero, durano troppo. Le canzoni durano davvero troppo. Sono belle alcune, ma durano troppo. Cioè, dovrebbe ridurre le tempistiche. Comunque sono 24, 21, quante cazzo canzoni sono. Durano troppo. Diventano monotone. Da seduto, chill così. Perché le barre non sono abbastanza forti da compensare. Di conseguenza mi ritrovo ad ascoltare la stessa cosa per tanto tempo. È come se avessimo ascoltato Frate dei Club Dogo per gli ultimi... 15 minuti, 20 minuti, cioè è troppo ripetitivo. È un album che non puoi ascoltare seduto, devi stare in un vibe, in un viaggio, che sia dovuto a droga, un'esperienza, quello che vuoi, ma deve essere un album vissuto, non puoi ascoltarlo in reaction così. Alziamo la prossima. A Tale of a Night. Ti prego, rimani su, non scendere. Ok, io non volevo farla. Non volevo farlo, ma mi sta obbligando Kid Cudi. È un bell'album, ma non posso fare una reaction intera stando seduto qua, sobrio, pulito, clean, a ascoltare lui mi ripete le stesse cose. Io direi, adesso mi faccio solo quelle con i feat. Quindi abbiamo To Them High, At The Party, X e Cudi, curiosissimo, Seven con Lil Wayne, Rager Boys con Young Thug e poi una scelta da voi. Perché se no, veramente, raga, cioè non voglio, però cioè, questo è un album che non voglio rovinarmi. Perché se lo ascolto così e mi scende, oh my god, big pause. Che se lo ascolto così e non mi piace rischio di non ascoltarlo più. E non voglio creare questa situazione in cui non lo ascolto più. Di conseguenza, forse la cosa migliore è ascoltare per ora i feat. E poi mi consigliate una canzone voi di quelle che non ho ancora ascoltato. Facciamo così? Sì, facciamo così, perché non ce la posso fare. Sennò veramente questo album mi distruggerà. Quindi a questo punto passiamo a To Them High con Lil Yachty. Yeah! Yeah!
Wait, hold on, si è stoppato, aspetta. AirPods scariche, ragazzi, chill out, just a minute. AirPods scariche, comunque qua ritorniamo sul pezzo di... Però Podcaster sta crescendo tantissimo, mi piace il contenuto che droppa. Le ho guardate un paio di interviste, non ho guardato le ultime, ma quasi tutte le prime le ho guardate tutte, sincero, quasi tutte le ho guardate. Quindi sì, mi piace quel Podcaster, è forte. Però per ora comunque sono soddisfatto dal pezzo di Lil Yachty, già come attacca è fortissimo. Comunque Lil Yachty a me, incredibile. Prossima, andiamo direttamente al prossimo feat, At The Party, Pharrell Williams e Travis Scott. Ok. Ok, Travis forte. Ok, questa è una hit, mi è piaciuta. Chissà in mezzo cosa ci sarebbe stato, perché ho paura un po', però vabbè. Prossima, X e Kud, Tentacion e Kid Cudi. Wow. 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 La più bella dell'album, eh? Senza averla sentita tutta, la più bella dell'album. La più bella dell'album. E ho paura che abbiano considerato la... vedendo le... i credits, è una canzone di XXX, che non mi viene in mente allora, che ha preso come sample, tra virgolette, perché i crediti danno solo credito a Kid Cudi. Quindi penso che sia più una questione di sample già presa. Però la più bella dell'album. Non avendo ascoltato tutto, però la più bella dell'album. La prossima. Seven, Kid Cudi e Lil Wayne. Dai, andiamo a Lil Wayne diretto, non perdiamo più tempo. Dov'è Lil Wayne? Basta. Ha fatto un po' il compitino, ma l'ha fatto bene. Prima di concludere con quella con Rager Boys di Young, con Young Thug, facciamo così. Quando esce la Deluxe, sceglierò 3-4 canzoni che mi sono piaciute di tutte queste 21, tranne quelle che abbiamo già ascoltato. Le riascolteremo, ascolteremo un po' della Deluxe. Così facciamo sia questa che la Deluxe. Perché tutta, se sono altre 20 canzoni, non l'ascolto la Deluxe, ve lo dico già adesso. Detto questo, ultima canzone qui reagiamo di questo album è Rager Boys feat. Young Thug. Ci voleva tanto, questo doveva fare per 21 canzoni, questo doveva fare. Sotto c'è Thug, sotto. Bella questa cosa. Anche questa è incredibile. Come cazzo hanno fatto ad avere queste strofe così perfette? È la seconda. Già nell'album di Thug, di 21, adesso anche nell'album di Kid Cudi, ancora inizia con la frase sul giudice. No. Sì, registrate prima, ma sono perfette per il momento che è attuale. Nel senso che comunque, ok, potrebbe averle droppate un giorno prima di andare in carcere, quello che vuoi, ok. Ma perché non hanno messa nemmeno una nell'album di quelle così in cui parlano direttamente del giudice? Cioè, questo che mi stupisce. Sì, ma non può aver finito così. Questa mi è piaciuta anche questa. Forse anche qui una strofa più lunga, ma capisco la situazione. Detto questo, sì, anch'io sono d'accordo su quello che dici, che mandano le strofe azzeccate, ok. Ma perché dopo il suo album e non prima? Perché non sfruttare meglio la cosa? Cioè, capisci cosa voglio dire? Potevano sfruttare molto meglio le sue strofe. Però va bene. Comunque, nel complesso, le canzoni che ho sentito, i feat sono assurdi, i feat carriano tutto, perché l'album su me è un'esperienza che va vissuta da non sobrio. È un viaggio, che quindi adesso non riesco a fare dopo aver ascoltato già due album interi prima di questo. Detto questo, chiudiamo il video di YouTube. It's been a pleasure from me, for ya, for the culture. Ricordati di iscriverti al canale, like al video se vuoi altre reaction e la campanella se vuoi le notifiche. Hold on, let's go!